Argomento che viene affrontato anche con delle inchieste, parliamo dei centri di permanenza, i famosi CPR, sapete che sono quelle strutture che di fatto accolgono, raccolgono o comunque dove vengono messi gli immigrati in attesa poi di definire la loro situazione. Ci sono diverse inchieste in questo momento nel nostro paese, in particolare una che riguarda il CPR di Milano, che è stato commissariato, e l'altra che riguarda un CPR di Potenza, dove stanno venendo fuori insomma, delle situazioni più o meno uguali. Facciamo così, io vi presento intanto gli ospiti che sono con noi questa mattina, perché di questo vogliamo parlare, affrontare, allargando anche naturalmente il tema della gestione dei migranti. Buongiorno, in studio con me c'è Francesca Ronchin, giornalista, scrittrice. L'ultimo libro è Ipocrisie, reporter in prima linea proprio sul fronte dei migranti. In collegamento do il buongiorno a Susanna Ceccardi per la Lega, buongiorno. Buongiorno. In collegamento anche lui, Gregorio De Falco, che è stato un senatore del Movimento 5 Stelle, buongiorno De Falco, e che di fatto con la sua prima ispezione, visita al CPR di Milano, ha dato il via poi a tutto quello che vedrete. Buongiorno anche a Gaetano Azzarriti, costituzionalista. Buongiorno, buongiorno a voi. E in collegamento da Milano il nostro Gui Chiappaventi, che ha curato questo reportage. Buongiorno Gui, che tra poco vedremo. Tra l'altro approfitto per dire che naturalmente sono le 8 di mattina di domenica e ci auguriamo che i bambini insomma possano, non andando a scuola, dormire ancora, oppure però vi invitiamo a fargli vedere altro insomma se sono davanti alla televisione. Gui, due parole proprio per lanciare il reportage che stiamo per vedere. Sì, dicevi tu, nelle ultime settimane, una a dicembre e una a gennaio, di pochi giorni fa, ci sono state due inchieste sui centri di permanenza per il rimpatrio, uno a Milano e uno a Palazzo San Gervaso, in provincia di Potenza, quasi molto vicino alla Puglia. E sono due inchieste che hanno un anello di congiunzione, che è quello della ditta che aveva vinto l'appalto per la gestione dei centri per permanenza per il rimpatrio, che a Milano si chiama Martinina e a Potenza invece si chiama Engel, ma la gestione, la proprietà è la stessa. Infatti la persona indagata, il gestore è lo stesso, che si chiama Forlenza. In un caso è indagato con la mamma, mi pare, mentre a Potenza è indagato con la moglie. Queste inchieste, i due centri sono stati sequestrati, tra l'altro venerdì c'è stata un'udienza davanti al Tribunale per il riesame per il dissequestro, ma insomma a Milano c'è un commissario, mentre a Potenza c'è un sequestro preventivo. Hanno svelato, secondo quello che si legge negli atti dei magistrati, condizioni di grandi carenze e di forte degrado all'interno dei centri per il rimpatrio, con migranti che, ripeto, che tra l'altro sono lì, non hanno commesso reati penali, è detenuto lì in uno stato di semidetenzione, dice la Guardia di Finanza, vengono trattenuti immigrati che non hanno commesso reati ma che hanno un illecito amministrativo, cioè sono irregolarmente sul territorio italiano, hanno il permesso di soggiorno scaduto. Vedrete delle interviste, delle audizioni fatte dalla Guardia di Finanza di immigrati che sono qui da 20 anni e che poi hanno perso appunto i documenti, non hanno più i documenti in regola, con fortissime carenze dal punto di vista dell'assistenza legale, dal punto di vista della mediazione culturale e soprattutto dal punto di vista medico. Vedrete un'intervista di un medico penitenziario che è stato 3 volte ed è anche consulente della Procura a Milano, che rivela che almeno il 70% dei migranti che sono all'interno del CPR di Milano vengono somministrati psicofarmaci, spesso senza neanche una ricetta di uno psichiatra. Allora, vediamolo insieme questo reportage. Ve lo ripeto ancora una volta, abbiamo dato il tempo ma è giusto ridirlo, siccome ci sono immagini particolarmente forti, se potete, insomma, se avete dei minori e dei bambini davanti alla televisione, questo è il momento magari di
fargli fare altro oppure di cambiare canale. Vedete voi. Vediamo. Vedi com'è. Allora, per terra, nessuno che sto seguendo, nessuno che sto parlando con lui, è proprio come normale. Sono tutti, abbiamo chiesto visioni anche da qualcuno, no, nessuno che voglia aiutarlo. Vedete voi come viviamo, dove viviamo. In questi tre mesi, io già da 30 ottobre qua, ti giuro, non dormo bene, dormo come, non respiro bene, sento una cosa qua che mi soffoca. Se la passa sì, también, parlando se la passa lui. Lui è di Bangladesh, lui se la passa così, parla. Vedi, nessuno le chiama e lui prende il telefono. Lui quando sono venuto prima, perché ya ce l'hai più di due mesi, lui era no, tranquillo, era no, normale. Adesso è diventato così, vedi? Se sei sotto psichiatra, dimentica lo psichiatra. Se ti serve il neurologo, dimentica il neurologo. Quante volte lei è stato nel CPR di Milano? Nel CPR di Milano sono stato tre volte. In che condizioni ha trovato i migranti nel CPR di Milano? Dal punto di vista medico, in condizioni pessime, sia per quanto riguarda la salute mentale e sia per quanto riguarda specifici problemi proprio di salute fisica che non venivano presi assolutamente in carico in maniera adeguata. La cosa assurda è che non esistono neanche dei campanelli di allarme, ci dovrebbero essere per il garante personale. Quindi l'unica cosa è cercare di lanciare calci o pugni sulla porta blindata, che quindi con quel rumore assordante che poi è un continuum durante la giornata. Non c'è una chiave, c'è una persona qua, non è. Non siamo animali noi! Chiamali! Chiamali! Non avete manco le chiavi, non avete! Chiamali, sta morendo! Sta morendo! Chiamali! Se una persona ha una crisi d'asma che è lì per terra non può, e richiede soccorso, c'è questo continuo di battere. Battono sulla sì, porta. È perché è l'unico modo per chiedere aiuto. Ci ha detto anche che ha fatto lo sciopero della fame. Sì. Ci può spiegare bene per quale motivo per cui l'ha fatto? Perché io voglio fare quello, sta male, è male il cuore, tanti, soffrire, sta soffrendo qua. Lei sta male al cuore? Male, sì, non dormi bene, non sta bene. Perché non sta bene? Sì, prendi aria, per forse spirare, per forse quanti dormi, c'è qualcosa qua che io ti cuore. Stai tranquillo, amico. Sempre parlo col medico, vuole uscire, vuole fare qualcosa fuori dall'ospedale, non lo dice, no, non lo so perché. Non c'è motivo per stare qua. Chiedi di andare all'ospedale. Sei da lontano sempre. E non gli danno. Già quanto è che fa, soffre in questo modo? Da 4 mesi. Ma è da 4 mesi che le chiede di essere visitato? Sì. Vengono seguiti dal personale sanitario che è assunto dall'ente gestore, quindi di fatto la loro cura è appaltata a questo ente privato. Non c'è un monitoraggio serio da parte dell'ATS, da parte della sanità pubblica, e il livello delle cure è quindi necessariamente molto scarso. In caso di emergenza viene chiamato il 118, le valutazioni specialistiche praticamente sono assenti perché rientrano nelle liste d'attesa e
quindi abbiamo visto delle ricette di alcune visite che erano programmate fra un anno, per esempio. Questo chiaramente non ha senso in un luogo in cui la permanenza dovrebbe essere breve in vista di un eventuale rimpatrio. Lei ha mai tentato il suicidio? Da tante volte. Tante volte? Perché lei era drebbe che i sabroni. Dici che i ragazzi che lo trattengono. Che è la stessa applicazione. Ah. Cioè, molte volte basta un po' di stress, un po' di rabbia e si comincia a tagliare. Dice che preferisco la morte piuttosto che stare qua dentro. Il primo impatto che abbiamo avuto è stato quello di entrare nella sala dei monitor dove c'era l'esercito italiano a controllare quello che accadeva all'interno. Ci sono diverse centinaia di telecamere e la prima immagine che ci è, insomma, che ci si è palesata davanti è stata quella di una persona che era nel cortile di uno dei settori a torso nudo con le braccia in alto, con in mano qualcosa che non potevamo vedere, e appena poi è entrata abbiamo visto che era totalmente ricoperta di ferite. Erano centinaia, secondo me, di ferite che si era procurato da solo, di tagli, sì, di autolesionismo con questa lametta che si era procurato. Gatti lì anticonservativi, cioè si è mai tagliato per... No. No, quello è tipo... Ha visto qualcuno che l'ha fatto all'interno, sì, del centro? C'è tanti fai, sì. Tanti? Sì, sempre. E ancora la corda visto è vicino a me. No, non ho capito. Un giorno io vado al bagno e trovato una persona che ha fatto la corda dentro. E ti voleva piccare? Sì, corda, morto, già morto, salvato io. Ah. Anche c'è la scrittura io qua. Conosco lui, ha detto aiuta, no? È andato lì, prese lui, caduto in colpo. La cosa più impressionante erano tutti questi cappi che pendevano dal soffitto, dalle grate delle finestre. Erano tutti cappi che loro chiamano corde, cioè di tentativi di autolesionismo che fanno praticamente quotidianamente. Provano a impiccarsi? Sì. Aspettate, lui è fatta due accordi all'altro. Dammo. L'unico modo che le persone detenute hanno poi spesso di far sentire la loro voce è la violenza su se stessi o tra di loro, e questa è una normale dinamica che si viene a creare nei luoghi di detenzione gestiti male. La violenza purtroppo è all'ordine del giorno, i gesti di autolesionismo noi li vediamo in continuazione, e il fatto che la violenza dilaghi, ecco, non è rappresentata banalmente solo dalle risse, anche un tentativo di suicidio è una violenza. Un posto dove se si va a vedere il registro degli eventi critici del CPR, anche quello di Milano, praticamente all'ordine del giorno c'era o un atto di lesionismo o un tentativo di suicidio. Lei ha mai tentato il suicidio? Se dico la verità, sto anche pensando, guarda, perché stavo in carcere da un anno e 8 mesi, non l'ho mai pensato, perché non ti dico che stavo all'albergo, ma stavo con dignità. Quando sono scarafaggio. Sono peggio rispetto a quando la vita è in carcere. Molto peggio. Qua siamo abbandonati al nostro destino. Dove dormiamo? Da ieri sera. Fuori. Guarda. Ieri sera. Guarda. Dove dormiamo? Dimmi se è normale questo. In carcere. C'è altra gente, puoi condividere, puoi parlare, puoi socializzare. Qua tutta la gente è stressata. E in più, non, te l'ho detto, non c'è niente. Lega! Siamo chiusi lì dentro. E l'orario, colazione, mezzogiorno si mangia, poi alle 7 di sera, basta, nessuno le vede uscire e entrare. Tutti quelli che vengono dal carcere ti diranno che il CPR è peggio del carcere. L'hanno confermato, io spesso ho... Ma perché? Perché all'interno del carcere, con tutte le criticità,
ci sono dei diritti garantiti dalla legge, anche banalmente garantita la presenza del sistema sanitario nazionale, la cura delle persone e la possibilità di lavorare, di fare dei laboratori. C'è un percorso di riabilitazione garantito dalla Costituzione. Io assumo del farmaci la sera per dormire. Che tipo di farmaci? Prendo Tavor, Alcem, Mirtanzepina. C'è un abuso di psicofarmaci perché l'utilizzo degli psicofarmaci non è giustificato da delle diagnosi psichiatriche, ma per lo più dalla necessità di sedare le persone. Sicuramente nel CPR di Milano al di sopra del 70%, il che significa che su 10 persone 7 hanno almeno uno psicofarmaco, una benzodiazepina, un antipsicotico, e probabilmente nessuno di questi ha una diagnosi psichiatrica scritta da uno psichiatra che giustifichi che quell'utilizzo. Come è il cibo all'interno del CPR? Di merda, te lo giuro, mi portano sempre il reso. L'ova, un po' scatolata, che ce l'ho anche la foto, te la faccio vedere, non hai anche scatolata, di più di scatolata. Guardano così, magari si vede o no. Lei ha assaggiato il cibo del CPR? Io ho assaggiato il cibo durante tutte le visite. Il cibo è pessimo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista del gusto. La cosa grave è che abbiamo la documentazione di alcuni campioni di cibo che erano avariati, altri addirittura che avevano i vermi. Cosa giusta questa? Non canni qua, persone qua. Siamo persone, non siamo animali noi. Ma voi avete ragione. Sì, abbiamo ragione, è una ragione, è una parola, una ragione. Senti l'odore, sentila, hai sentito l'odore? Ho capito, adesso andiamo all'ispettore. Andate indietro, Scusa operatori, lui era testimone, lei è testimone, l'ha sentito la puzza o no? Certo. Ah? Io sì. Ma questa mangiare tu lo mangi? No. Se gli dà un cane lo butti via. Siamo animali. Però la mia voce in capitolo non vale niente. No, c'è un brigadiere qua. C'è... No, per stasera non possiamo fare nulla. Sì, ma noi non mangiamo allora. Però vi assicuro, domani mattina risolviamo il suo problema. Sì, ma stasera noi non mangiamo. Sono appena vomitato, sto malissimo, per favore. Vedi, anche qua uno era vomitato. Appena che hai mangiato, vedi cosa ha vomitato. Perché quando ti abbiamo chiesto come ti chiami, hai detto subito un numero? Perché qua mi chiamano come nome, come carcere. Allora, siamo abituati, perché io ho detto almeno... Ha chiamati a noi con gli uomini, perché... Succede che, come in ogni ambito di deumanizzante, vengono utilizzati dei codici, dei numeri per l'identificazione delle persone, solo che al di là dell'aspetto logistico, alla fine il personale, sia di polizia che di cura, che di dell'ente gestore, identificano le persone con quel numero. E io, come ho stato in carcere, ci sono di più di 1000 persone, sì, li chiamano col cognome, qua chiamano come il numero 33, 25, come siamo animali. Quindi ti ha chiesto appena sei entrato qua, da ora in poi ti chiamerai con questo numero? Me l'hanno dato loro, così me l'hanno dato questo tuo numero, se ti serve qualcosa devi quel numero. Anche loro nell'interlocuzione con noi non ci dicono io sono tizio, io sono il numero tot, è come se venissero spossessati della loro stessa identità, magari fa proprio parte di tutto l'assetto di alienazione forzata di quei luoghi, a mio avviso. Siamo delle persone, non siamo numeri. Io personalmente mi chiamo... Io c'ho il nome e cognome. Mi chiami il numero,
numeri nella mettono nell'animale magari per riconoscerli, non alle persone. Non ci stanno uccidendo, ma ci stanno uccidendo dentro, ma giorno per giorno. Allora, questa è la situazione del CPR di Via Corelli a Milano, commissariato, lo ripetiamo, anche se la società che gestiva il CPR, insomma, poche ore fa, pochi giorni fa, ha chiesto il dissequestro. Vedremo, poi parleremo anche naturalmente della parte dell'inchiesta, però insomma, vado subito da Ceccardi per chiederle insomma, che effetto le fanno queste immagini. Questo riguarda il CPR di Milano, lo ripeto, però ci sono delle inchieste in corso anche con delle situazioni molto simili, se non peggio. Abbiamo parlato di Potenza, ma altre notizie arrivano anche da altri CPR. Sono sicuramente immagini forti e scioccanti, soprattutto per chi non è abituato a vedere situazioni di questo tipo. Io purtroppo nel mio percorso ho visto situazioni similari a questo e non erano CPR, erano CAS, centri di accoglienza. Purtroppo dietro all'immigrazione, lo sappiamo da anni, grazie alle inchieste giornalistiche, anche come questa, che sono state fatte nel corso del tempo, gira un enorme giro di denaro e di business. Purtroppo non sempre queste situazioni sono gestite a dovere, come dovrebbero essere. Però questa inchiesta, questo filmato che voi avete fatto vedere, che si concentra con sulle condizioni interne di questo CPR, manca forse di una parte. Ecco, quali reati hanno commesso queste persone? Perché non è vero che soltanto per reati amministrativi si finisce per il CPR. Sì, ma questo non credo che giustifichi un trattamento simile, altrimenti mi scusi. Ma questo è molto importante. Uno degli intervistati ha detto: io vengo dal carcere. Mm-hmm. Sì, perché negli ultimi 2 anni di pena detentiva è prevista anche il trattenimento del CPR e poi l'espulsione. Quando si parla di espulsioni amministrative, sono atti amministrativi, ma che riguardano espulsioni per persone socialmente pericolose sul nostro territorio, anche per reati di terrorismo. Ho visto situazioni, in queste immagini non si dice, ma molto probabilmente alcuni di quelli erano in crisi d'astinenza, stavano avendo crisi d'astinenza, perché gli spacciatori che noi troviamo nelle nostre città e che ricevono il decreto di espulsione perché per pene inferiori ai 5 anni, perché lo spaccio poi è stato despenalizzato e molto spesso le pene sono inferiori ai 5 anni, le alternative sono due: o continuare a tenerle sul nostro territorio, o siccome non è previsto il carcere per le pene inferiori ai 5 anni, l'alternativa sono i CPR, i centri per il rimpatrio. E sinceramente, visto che sono reati socialmente pericolosi, anche e soprattutto per i giovani, credo che sia giusto avere delle zone di detenzione che contengano queste persone in attesa del rimpatrio e dell'espulsione. Il governo italiano, l'anno scorso venivano spesi 5,3 milioni per i centri per il rimpatrio, per il 2024 sono stati stanziati più di 14 milioni per i centri per il rimpatrio, e questo anche per migliorare le condizioni all'interno di questi centri. Io sono perfettamente d'accordo che le condizioni debbano essere migliorate, perché si tratta di rispettare i diritti umani, ma io che ho visitato alcune carceri in sovraffollamento vi dico che alcune carceri italiane non sono affatto migliori rispetto ai CPR. Non è una excusatio, non è una scusante, bisogna migliorare i centri di detenzione, perché anche i diritti dei detenuti sono importanti, ma ricordiamo che persone che hanno commesso reati sul nostro territorio in qualche modo debbono essere puniti e soprattutto detenuti prima che commettano di nuovo questi tipi di reati, allora, perché si tratta della sicurezza del nostro territorio e dei nostri cittadini. Quindi aumentare il numero dei CPR
significa anche migliorare le condizioni di queste persone, perché avendo soltanto 8 CPR in Italia significa tenere centinaia e centinaia di persone tutte insieme, e questo aumenta chiaramente il disagio anche dei detenuti. Quindi quando il centro-sinistra spesso dice non bisogna aumentare i CPR in Italia, sbaglia, perché aumentarli significa anche migliorare le condizioni di chi viene detenuto. Sì. Però siccome la gestione appunto è dello Stato, diciamo che quella che abbiamo visto non è esattamente una gestione civile, e anche se sono persone, anche qualora fossero persone che hanno commesso dei reati. Però voglio sentire De Falco, perché è proprio da De Falco che parte poi di fatto tutta la denuncia su questa situazione. Sì, buongiorno. Allora, effettivamente io ho fatto accesso nel 2021 e nel 2022 ad alcuni CPR a Roma, a Milano. Quelle scene che abbiamo visto io le ho viste direttamente. E innanzitutto vorrei porre l'attenzione su un aspetto. Ogni anno le persone trattenute sono circa 600-700, su una base di 600.000 persone irregolari. Quindi queste persone che sono trattenute dovrebbero, la funzione dell'istituto è quella di identificare e rimpatriare. Questi rimpatri avvengono nel 45-50% dei casi. Quindi questi trattenimenti in realtà in queste condizioni, poi vediamo se a queste condizioni ci si può abituare o dobbiamo invece cominciare a pensare che questo istituto di per sé è un istituto criminogeno, perché poi da questo istituto non si esce per un rimpatrio. Nel 50% dei casi, di quei 600-700 ogni anno, vengono effettuati i rimpatri, ma stiamo parlando di 600.000 irregolari. Allora questo trattenimento, io ribadisco, mi dispiace per la Ceccardi, questo trattenimento si effettua nei confronti di coloro che hanno fatto illeciti amministrativi. Alla fine dello sconto della pena, alcuni di loro passano nei CPR, ma non sono i soggetti socialmente pericolosi. La funzione del CPR non deve e non può essere punitiva, contrariamente a quanto è stato appena sostenuto. Allora, la questione è che è un istituto di detenzione senza giudizio, laddove un italiano, un francese, un'altra persona va in carcere soltanto se ha commesso un delitto e se viene giudicato da un giudice, non da un giudice di pace. Però sta dicendo delle inesattezze, De Falco. La interrompo soltanto per chiarire, perché bisogna dire la verità e anche attenersi a quello che dice la legge. Le espulsioni possono Aspetti, Ceccardi, per favore. Siete tutte e due in collegamento, Ceccardi, per favore. Ma semplicemente per chiarire la realtà. In un tribunale, poi dopo lei chiarirà, la sua opinione. Non si sente. Basta seguire i giornali. Non vi sentite, Tunisino arrestato in piazza. Ceccardi, mi sente? Mi sente? Ha ricevuto il Se non mi sente, abbassiamo l'audio. Cortese. Ecco, perfetto, Non l'ho sentita. Perfetto, prego De Falco. Allora, questo istituto, lungi dal... Allora, bisogna fare attenzione, qui non c'è soltanto la questione di Milano, di Potenza o di Roma che potrebbe venire fuori. Noi abbiamo fatto queste denunce ormai nel 21, nel 22. È proprio l'istituto stesso che è criminogeno, perché che cosa consente di fare? Consente di creare situazioni di marginalità e ricattabilità. Ecco, bisogna chiedersi, come giustamente diceva la Ceccardi, chi si avvantaggia di queste situazioni? Chi fa profitto illecito su queste persone che, non potendo avere i documenti o non riuscendo ad avere i documenti, devono trovare lavoro e farsi sfruttare? Qui non è buonismo, qui non è affatto buonismo. Nel momento in cui ci sono persone che si avvantaggiano della difficoltà altrui, cara Ceccardi,
Bisogna far sì che queste persone non possano essere ricattabili. E già col decreto sicurezza avete creato queste condizioni, rimettendo circa 90.000 persone nell'anonimato e quindi peggiorando anche le condizioni di sicurezza del paese. Lo volete capire o no? Allora, ci fermiamo un momento perché devo andare in pubblicità, tanto sapete che questa è una trasmissione che ha tempi adatti, diciamo così, a discutere e anche a contraddire le opinioni senza andare uno sopra l'altro, anche perché siete tutti in collegamento, quindi diventa complicato in primis per voi. Quindi andiamo in pubblicità e poi riprendiamo anche con gli altri ospiti. Allora, volevo sentire subito il professor Azzariti perché insomma, si è parlato anche prima di legge, no? Di rispetto delle leggi, ma quanto di quello che abbiamo visto invece ha di rispetto della Costituzione? Guardi, io voglio ricordarle non solo quello che dice la Costituzione, quello che ha detto la Corte Costituzionale e quello che dicono i giudici europei, la Corte di Strasburgo. Nel 2001 una sentenza importante della Corte Costituzionale, la 105, stabiliva questo, che erano legittimi questi centri di detenzione perché la finalità era quella di assistenza di persone che sono irregolari e non hanno commesso reati. Questi centri devono garantire, dice la Corte Costituzionale, il rispetto della dignità dell'uomo e la non mortificazione della dignità delle persone. Le ricordo che sempre la Corte, anzi la Carta Costituzionale, articolo 13, stabilisce che chiunque è costretto nella propria libertà personale deve essere rispettata la persona, devono essere punita ogni violenza fisica e morale. Le ricordo che la Corte di Strasburgo ha condannato molto spesso l'Italia, non solo l'Italia per la verità, per violazioni degli articoli 3, 5 e 6 della CEDU, la Carta dei diritti europei, perché in questi centri si viola, articolo 3, si utilizzano trattamenti disumani e degradanti. Non si garantisce la libertà e la sicurezza, non si garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Ora, questo è il quadro costituzionale e credo di non aggiungere una parola per vedere il contrasto, la distanza abissale tra quello che è scritto nella Costituzione, le condizioni costituzionali ed europee e la situazione di fatto. Vi faccio aggiungere una cosa. È stato detto nel servizio che le condizioni nei centri di permanenza, detenzione amministrativa, non giudiziaria, quindi più lasca, più consona a rispetto dei diritti delle persone, è invece peggiore della detenzione giudiziaria. Sì, sì. Ora io le ricordo che persino chi è stato condannato, secondo la nostra Costituzione, non può subire trattamenti contrari al senso di umanità. Ecco, quindi mi sembra di poter dire che il quadro complessivo è inammissibile, inaccettabile, qualunque cosa abbiano fatto questi signori, i quali, le ripeto, non sono costretti in quelle situazioni perché hanno commesso reati, perché se avessero commesso reati subirebbero un processo e avrebbero paradossalmente, lo dico con un sorriso paradossale, sì, paradossalmente trattamenti migliori, tant'è vero che io non è stata fatta questa domanda, ma se a questi chiedessero vuoi andare in carcere, direbbero di sì. In fondo direbbero di sì, questa è la situazione. Allora voglio sentire anche Francesca, che insomma è un tema sempre presente, molto presente, e lo diventa ancora di più ogni volta che ci avviciniamo a delle elezioni come inevitabilmente, tra l'altro con un quadro geopolitico che complesso. È totalmente complesso ancora di più, visto quello che accade negli ultimi giorni. C'è la questione dell'Albania, insomma, sono subentrate diverse questioni nel panorama italiano.
E però dobbiamo fare una riflessione, no, su questi sicuramente, centri. Sicuramente, infatti questi documenti di denuncia sono sempre importanti perché gettano luce su situazioni appunto che non possiamo accettare. Il fatto però che ci siano queste gestioni anche, come dire, poco piacevoli da vedere, così come anche nei centri accoglienza tante volte è successo, non vuol dire che la struttura in sé, quindi il centro accoglienza piuttosto che il CPR, sia da cancellare, anche perché mi chiedo quale sarebbe l'alternativa. Si tratta nella maggior parte dei casi di persone che devono essere espulse, rimpatriate, persone che sono irregolari anche per una serie di problematiche a monte del sistema, quindi si trovano in una condizione di irregolarità, e quindi a meno che non vogliamo, come dire, regolarizzare tutti, però allora lì diventano, si innescano altri problemi, diciamo lo strumento, il CPR, ha una sua valenza, anche perché quando si parla di diritti, i diritti andrebbero considerati a 360 gradi, i diritti umani nei centri accoglienza, nei CPR, ma anche il diritto a un'esistenza dignitosa nel momento in cui poi si vive in una società, quindi la dignità abitativa, la dignità lavorativa. E io mi chiedo, se pensiamo che appunto 40% anche dei poveri in Italia sono stranieri, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Non so se gli stranieri che vivono in Italia, regolari o irregolari, anzi gli irregolari ancora peggio degli irregolari, vivono un'esistenza dignitosa. Quindi il punto è che io credo e voglio sperare che anche il fatto che il governo voglio aumentare il numero dei CPR sia non tanto un modello, non tanto la soluzione, ma di fatto è una risposta patologica a una patologia un che c'è a monte. È questo, no? Cioè, il deve controllo essere ci deve un controllo essere. Affinché non certo, si... il controllo ci deve essere, però queste strutture, questi strumenti sono appunto le risposte patologiche a una patologia che c'è a monte. Quale? Per esempio il fatto che c'è stato un boom di arrivi irregolari come quello che abbiamo assistito nel 2023. Le persone che arrivano in maniera, cioè come dire, che sono soprattutto migranti economici, no, quelli che sono entrati. Quindi noi abbiamo fatto entrare persone che nella maggior parte dei casi dovremmo rimandare indietro. E questa è una patologia di per sé. Le persone che vengono per motivi economici non dovrebbero arrivare con i barconi, dovrebbero arrivare in aereo, che è quello che in un certo senso il decreto Cutro ha un po' iniziato a impostare attraverso percorsi di formazione nei paesi d'origine. Però io volevo riprendere proprio con Gui Chiappaventi un punto che ci porta a parlare poi dell'inchiesta, no? Perché si è detto chi si avvantaggia di questo tipo di assistenza, ovvero di quello che poi diventa l'indotto in un centro del genere. Che cosa è accaduto a Milano? Beh, a Milano diciamo che la società che è sotto inchiesta, che si chiama Martinina SRL, è una società della provincia di Salerno, ha vinto questo appalto per 4 milioni e 400 mila euro. E, ovviamente garantendo tutta una serie di servizi che in realtà, secondo gli atti della procura già vagliati da un giudice delle indagini preliminari, siamo al tribunale d'esame, non c'erano. Ad esempio nell'offerta tecnica che era stata fatta alla prefettura, poi magari diremo due parole sulla prefettura, perché il CPR è vero che il controllo è dato in appalto a una ditta privata, ma è un pezzo di Stato, cioè dipende dalla esatto. prefettura e quindi di conseguenza dal Ministero dell'Interno e quindi di conseguenza del Governo, cioè dà le chiavi di casa di un pezzo di Stato a una società privata, ma poi dovrebbe controllare. Allora, nell'offerta tecnica vengono annunciati alla prefettura tutta una serie di servizi che sono appunto assistenza medica, assistenza psicologica, assistenza psichiatrica, assistenza sportiva. Faccio un esempio, viene detto che è stato firmato un protocollo con un'associazione sportiva che si chiama Scarioni, che peraltro è ai suoi campi da calcio vicino al CPR, dicendo così i trattenuti potranno giocare a pallone. In realtà la convenzione viene fatta firmare, ho parlato col presidente, dall'ex presidente che è morto già da 2 anni e nessuno controlla, cioè viene portato nell'offerta tecnica, noi abbiamo l'accordo per far giocare a pallone questi ragazzi, chi l'ha firmato? Un morto. Ho parlato, ci sono anche assistenza religiosa con un centro islamico, con la parrocchia di Lambrate, ho parlato col parroco, non aveva firmato nessun tipo di accordo e quindi anche lì c'è una firma falsa. Sono una decina di protocolli e di convenzioni assolutamente false. Il magistrato, i due magistrati, sono due pubblici ministeri, si chiamano Storari e Cavalleri,
che sono entrati nella, nel CPR appunto senza preavviso nel CPR di Milano hanno parlato sostanzialmente di zombie e hanno spiegato che la prefettura faceva controlli preavvisando con largo anticipo: guardate, oggi è il 1° novembre, il 15 dicembre verremo da voi a controllare, quindi a quel punto tutto veniva a posto. Peraltro nel CPR di Potenza le accuse riguardano anche non soltanto la gestione, ma anche appunto medici, anche personale delle forze dell'ordine, un ispettore di polizia è stato messo agli arresti domiciliari perché secondo l'accusa avrebbe costretto un migrante che non voleva a ingerire degli psicofarmaci e poi avrebbe indotto anche un'infermiera a raccontare che la donna era stata minacciata quando questo non sarebbe successo. Insomma, è un quadro molto complesso. Io sono molto scioccato dalle immagini che ho visto, cioè mi sembrano a metà tra il manicomio criminale pre-anni 80 e le prigioni libiche che abbiamo visto nel film di Garrone, Io Capitano. E ricordo appunto che ci troviamo di fronte a pezzi assoluto di Stato, peraltro nascosti agli occhi. Il CPR di Milano è quasi invisibile. È così anche negli altri CPR. Volevo chiedere una cosa, intanto volevo dire che ovviamente è stata chiesta un'intervista dalla sottoscritta, certo, al ministro Piantedosi, che però evidentemente insomma non era possibile realizzare in questi giorni. E per questo ringrazio ancora di più l'onorevole Ceccardi, che invece è con noi a discuterne. E volevo chiedere proprio a Ceccardi su questo punto, che è importantissimo, il controllo, perché abbiamo sentito, no, che poi ci sono persone morte che non esistono, firme con la parrocchia, il prete non ha mai firmato. Insomma, è una catena, è un meccanismo che sembra che sfugga a qualunque tipo di controllo. Oppure, non lo so, bisogna pensar male. È una storia purtroppo già vista in tante altre occasioni e ormai da anni, direi dall'ondata migratoria che ci fu dal 2011 in poi, dalle ondate migratorie incontenibili che ci sono state negli ultimi anni, eccettuato chiaramente il periodo in cui Matteo Salvini era ministro dell'interno e gli arrivi furono ridotti a 19.000 l'anno, quindi meno di un decimo rispetto a quelli che sono arrivati nell'ultimo anno, l'ondata migratoria non si è arrestata e le prefetture agiscono sempre di rincorsa in totale emergenza, spesso dando appalti, non sempre con bando, molto spesso nel periodo emergenziale, quando io ero sindaco, le prefetture affidavano in affidamento diretto a società create da un giorno all'altro per gestire i CAS, quindi non CPR ma centri d'accoglienza, in condizioni totalmente fuori dalla legalità, senza bagni, senza fogne, senza assistenza medica, senza chiaramente quello che era prescritto dai capitolati, quindi anche le lezioni di italiano, eccetera. Io ho fatto quando ero sindaco, con battaglie legali, ho fatto chiudere un centro d'accoglienza che era una ex villa per matrimoni ma ridotta in condizioni veramente allucinanti, che poteva tenere 30 persone e invece ne teneva 150, con i bagni per 30 però. Quindi queste situazioni purtroppo, dietro a un business che ormai si è creato e purtroppo l'attenzione dovuta anche all'emergenza in cui versano le nostre prefetture, questo c'è da dirlo, le nostre prefetture che hanno un personale comunque limitato, debbono stare dietro ogni giorno a decine di CAS sui territori provinciali, CAS e CPR sui territori provinciali, questo molto spesso anche non è possibile tecnicamente. Allora, la soluzione qual è? Sicuramente il governo nell'ultimo anno, che ha stanziato 14 milioni di euro, va nella giusta direzione, cioè dare più fondi a questi CPR anche per crearne di più, evitare i sovraffollamenti e facilitare le espulsioni, che poi quelle si fanno chiaramente con gli accordi. Però volevo dire una cosa e ritornare al discorso precedente, perché sono state dette alcune cose, ma una trasmissione di approfondimento. Ecco, Ceccardi, le chiedo una cortesia, siccome non voglio interromperla, è un tassativo, vado in pubblicità e poi riprendo da lei. Grazie. Tra poco. Allora, come promesso, Ceccardi, su cosa voleva puntualizzare?
Grazie, no, complimenti perché comunque abbiamo del tempo anche per fare approfondimento e questo è un, insomma, l'approfondimento è importante in casi come questo. Quindi io volevo chiarire perché secondo la legge, il testo unico sull'immigrazione del 98, le espulsioni si distinguono in due categorie fondamentali, espulsioni amministrative ed espulsioni giudiziarie. Quindi non è vero che molto spesso si finiscono in questi CPR senza un processo e senza un decreto del giudice, perché le espulsioni giudiziarie, proprio sull'articolo 15 del testo unico dell'immigrazione, si hanno in misura alternativa alla detenzione, quando il soggetto è socialmente pericoloso ma non ha una pena superiore a 5 anni. Quindi in questi casi, come abbiamo visto anche nel CPR di Milano, ma in tutti i CPR d'Italia, perché chiaramente quando un soggetto riceve una sentenza del giudice, un decreto di espulsione, il questore poi attua questo decreto e questa detenzione nei CPR proprio in attesa del rimpatrio. Quindi l'alternativa alla detenzione nei CPR quale sarebbe? Quella di avere dei potenziali soggetti pericolosi, dei soggetti pericolosi che magari sono lì per spaccio, che ha una pena di detentiva inferiore a 5 anni o altri reati o aggressioni, lesioni in giro per le nostre strade. Allora, quindi io sono d'accordissimo e questo lo voglio chiarire e puntualizzare bene. Le condizioni in quel CPR, ma non solo nel CPR, anche nei centri di accoglienza del nostro paese sono disumane. Io nella Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo ho visitato anche dei centri di accoglienza in Messico e vi assicuro che quei centri di accoglienza in Messico, a Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti, sono migliori di quelli che ho visto in Italia, a Lampedusa e in giro per il nostro paese, anche nella civilissima Toscana. Quindi, perché il tema è questo, le condizioni in cui vivono queste persone. Poi torniamo anche sul termine detenzione, ma tutto questo noi ovviamente lo diciamo per le persone che sono trattenute nei CPR, però ci sono anche le persone che lavorano in quei CPR, no? I medici quando ci vanno, gli infermieri, gli stessi agenti, non tutti magari ovviamente adotteranno dei comportamenti, alcuni anche qui sono sotto inchiesta. È una situazione complicata proprio da gestire, è per questo che sempre Gui Chiappaventi ha intervistato un'infermiera che ha lavorato nel CPR di Milano. Sentiamola. Lei quanto tempo ha lavorato al CPR di Milano? Ho lavorato all'incirca 4 mesi nel periodo primavera-estate del 2022. E lei perché si è licenziata? Perché non riuscivo più a sopportare la tensione, i soprusi che venivano comunque fatti ai ragazzi che erano trattenuti presso il CPR di Via Corelli. Che tipo di soprusi? Di tutto e di più. Hai l'obbligo di curare tutti. A me quando dicevano tu non li devi trattare come esseri umani, li devi trattare come delle bestie. Io penso che anche gli animali comunque nei rifugio, nei canili, vengono trattati molto meglio. Lei al magistrato ha parlato di un lager. Sì, un lager perché comunque venivano privati di ogni dignità umana. Gli veniva tolta la loro dignità umana. Il cibo lo ha assaggiato lei? Sì, anche il cibo comunque arrivava variato. A me è capitato in un'occasione, con la mia collega mi disse guarda Michela, che buona, c'è la pasta col gorgonzola, no? E aveva già accennato ad assaggiarla lei. Io ho guardato sull'etichetta del piatto e gli faccio no, fermati, questa è pasta con le zucchine. Ho annusato e aveva odore, forte odore di rancido. Al che ho piantato lì il piatto, sono corsa nei settori a urlare ai ragazzi di non mangiare perché il cibo era variato. Purtroppo avevano già mangiato, abbiamo avuto 40 intossicati. Lei ha assistito a tentativi di suicidio, atti di autolesionismo in generale? Sì, erano all'ordine del giorno, autolesionismo e tentato, fortunatamente tentato suicidio, perché riuscivamo o riuscivano gli altri ragazzi a fermare, insomma, gli aspiranti suicidi per tempo, però era all'ordine del giorno. È stato dopo un tentativo di suicidio che lei ha detto basta, me ne vado, si è licenziata?
È stato dopo l'ennesima richiesta di aiuto da parte di un ragazzo ghanese. Quest'uomo aveva richiesto semplicemente di poter contattare il proprio bambino che era rimasto nel villaggio insieme al nonno. Non gliel'hanno fatto fare? Assolutamente no. E allora lui ha provato a uccidersi? Lui ha provato, sì, cioè dalla disperazione, ha sbattuto la testa contro l'angolo del muro, si è aperto, ha avuto una ferita abbastanza grave, importante. Cioè, io non cercato... l'hanno portato in ospedale? No. Io l'ho medicato alla bene meglio con quello che avevo, ovviamente non bastava. E il medico, anziché aiutarlo, gli ha tolto la terapia che lui aveva richiesto, questo ragazzo, per rimanere un po' più tranquillo, per poter dormire la notte. Michela, lei la notte riesce a dormire? Dorme bene? No, io dormo perché assumo dei farmaci per dormire. Psicofarmaci? Purtroppo sì. Allora, professor Azzariti, intanto non è stato semplice raccogliere questa testimonianza proprio per quello che ha vissuto questa infermiera. Ma in questo momento gli esseri umani, diciamo così, sono sullo stesso piano, no? Non ci sono solamente quegli sporchi, brutti e cattivi che sono là dentro, ma ci sono anche le persone che lavorano lì dentro e sono esattamente, diventano in questo momento, proprio per la gravità dei fatti accaduti e delle condizioni, sono come se fossero sullo stesso piano. Intanto persone e non numeri, no? Perché non voglio dimenticare quello che ha detto in audizione alla Guardia di Finanza quel ragazzo. Qui noi non abbiamo dei nomi, ma ci chiamano con un numero, che è qualcosa che tra l'altro ci ricorda tempi passati che non vorremmo più rivedere. Sì, insomma, stiamo guardando dentro l'inferno sostanzialmente, al di fuori. Lei mi dice la Costituzione parla di umanità, di dignità della persona, qui stiamo veramente al di fuori di ogni quadro. Io quello che posso dire, una delle cose che mi ha colpito è la seguente: qui c'è sostanzialmente una netta dismissione delle responsabilità dello Stato. Questo appalto e non controllo nei confronti di soggetti privati, che evidentemente sono i diretti responsabili di queste disumanità, però si riflettono immediatamente su una responsabilità dello Stato che non riesce, non è in grado di tutelare i diritti umani di persone, non numeri, lei giustamente ricordava, che io non voglio entrare nella polemica, anche avessero commesso dei reati inferiori a 5 anni, quindi, ma anche se avessero commesso dei reati gravissimi, ciò non in qualche modo impedisce o comunque nega la responsabilità di uno Stato. Le carceri, che sono un luogo di terribile detenzione, noi siamo stati condannati dalla Corte europea più volte anche per la situazione carceraria che è disastrosa. Perlomeno la responsabilità delle carceri, cioè una gestione diretta dello Stato. Allora io credo che anziché fare i decreti, il quale, mi spiace precisare questo fatto, non tanto si ampliano i centri di detenzione o si migliorano le condizioni di detenzione amministrativa di questi soggetti, ma in qualche modo si permette uno degli ultimi decreti in materia di immigrazione, la deroga alla capienza massima. Si possono aumentare del 50% la capienza nella detenzione per ragioni di sicurezza. E allora io vorrei dire questo: noi abbiamo qui due valori in gioco, un valore costituzionale e un valore che costituzionale certamente non è. Il valore, come dire, dell'accoglienza, della difficoltà dell'accoglienza. Attenzione, io non so, parlo, se vuole ne parliamo ovviamente, dei problemi legati ai flussi, a come arrivano questi migranti. Arrivano però persone irregolari o regolari in altre occasioni. Ebbene, noi queste persone non le accogliamo, non le respingiamo neppure, perché non siamo neppure in grado, anche qui non voglio dire, voi sapete certamente che tutte le persone che vengono trattenute in un modo o in un altro, non si riesce, per ragioni diverse, perché non ci sono gli accordi con gli stati esteri, sostanzialmente a rimpatriare. Sì. Quindi queste detenzioni si allungano, per lo più ingiustificatamente o comunque senza possibilità di integrazione alcuna né di respingimento, e la dignità umana viene meno.
E abbiamo invece un paradigma che si sta affermando, disumano, che è quello sicuritario. Tutto ciò per la sicurezza di ciascuno di noi. Perché, come veniva detto in precedenza, io non sottovaluto il problema della sicurezza, per carità, c'è un problema di sicurezza per le strade, per cui si... Io voglio chiudere con una battuta e vi prego di considerare che è una battuta metaforica. Bene, è evidente che il massimo della sicurezza si ha dando le armi a ciascuno di noi, che si difenda ciascuno per conto suo. È evidente che questo paradigma è il paradigma della barbarie. Uno Stato civile invece cosa fa? Dà allo Stato, qualunque sia lo Stato, qualunque sia il governo, qualunque sia l'orientamento del governo, la responsabilità di garantire sicurezza da un lato, ma soprattutto dignità delle persone. De Falco? Sì, guardate, io conosco queste realtà e bisogna anche intanto distinguere centri di accoglienza e CPR, perché noi stiamo parlando in maniera specifica dei CPR. I CPR sono una realtà che abbiamo visto e mi fa piacere che concordiamo tutti sulla disumanità e sulla inaccettabilità di quelle condizioni. Concordiamo tutti sul fatto che evidentemente questo sistema è del tutto inefficiente, sia sotto il profilo della funzione sia sotto il profilo economico. Inefficiente perché noi spendiamo milioni e milioni di euro per rimpatriare il 50% di 600 persone l'anno. Allora, quello che viene in evidenza anche, e anche qui credo siamo tutti d'accordo, è che il CPR deve essere permeabile alla società civile. Cioè, guardate, quando io ero rappresentante, ero senatore della Repubblica, sono entrato appunto a Milano due volte e a Roma una volta. Per ben due volte mi è stato impedito ai miei accompagnatori, persone esperte come quelle che abbiamo visto, di entrare con me. Allora, che cosa è il problema? Il problema è che se il cittadino e il rappresentante dei cittadini non può controllare e poi ci accorgiamo che c'è una carenza proprio dei controlli istituzionali, allora vuol dire che la delega e la privatizzazione sono una parte essenziale del problema. Rendiamo permeabili questi CPR prima di considerarne la loro funzionalità e la loro inefficienza. Dal mio punto di vista, io assumo anche che benché, come dice il professor Azzariti, siano in astratto istituti ammissibili, tuttavia sono ammissibili in quanto quell'assistenza sia dignitosa. Noi non dobbiamo lasciare persone alla deriva, sulle zattere, lontane dalla vista, e quell'assistenza sia dignitosa e sia funzionale allo scopo dell'istituto, cioè al rimpatrio. Ma noi abbiamo a che fare con numeri enormi, 600.000 immigrati, e con un istituto che invece potrebbe garantire al massimo 300 rimpatri all'anno. Ma allora noi perché dobbiamo ammettere che ci sia questa creazione di marginalità, da cui non soltanto i gestori dei CPR, diciamo così, questi gestori qui, Martinina, eccetera, eccetera, hanno ma soprattutto traggono profitto tutti coloro che sfruttano il lavoro sottopagato di questa gente qui, a 2-3 euro all'ora nei campi di raccolta dei prodotti ortofrutticoli. Dobbiamo smetterla con la retorica e dobbiamo smetterla con le coperture. È stato difficilissimo per un rappresentante del popolo entrare lì dentro e cercare di avere informazioni dalle prefetture. Lo stesso ministro Piantedosi, quando era prefetto di Roma, mi ha impedito per due volte di entrare, e in quelle circostanze, in quel periodo, si verificò la morte di Wissem Abdellatif, 26 anni, tunisino. Io ho fatto richiesta prima di Natale, ancora non ho l'autorizzazione, volevo aggiungere anche questo, insomma. Ecco, la trasparenza, quando si è responsabili di un'amministrazione si deve rispondere. Io non dico che bisogna rispondere ad ogni domanda, ma in linea generale, certo, occorre su quello dare che risposte. Sta accadendo. Ecco, la prefettura di Milano, la prefettura di Roma hanno impedito, io ricordo di aver fatto alcuni interventi parlamentari, alcune
interrogazioni parlamentari. Qui non è una questione politica, io non ce l'ho con la Lega, non ce l'ho con Fratelli d'Italia, o la stessa Lamorgese, la stessa, insomma, questa normativa è stata costruita perché c'è una insipienza complessiva, c'è stata un'insipienza complessiva a partire dalla Turco-Napolitano. Non è, certo, la Bossi-Fini il problema, Ceccardi. Il problema è che noi dobbiamo capire una sola cosa, che i diritti umani, i diritti universali, sono quelli che o valgono per tutti o non valgono per nessuno, neanche per noi. Assolutamente. Francesca Ronchin, certo è che in un paese, diciamo così, normale, il giorno dopo che esplode il caso del CPR di Milano, io mi aspetterei dei controlli a tappeto su tutti i CPR. Sì, sì, ma me li aspetterei anch'io, infatti... Come diceva De Falco, sicuramente c'è un problema di trasparenza, di controllo, questo c'è a tutti i livelli, in vari centri, centri accoglienza, anche in molti centri per minori, perché spesso poi quando queste operazioni si fanno in emergenza, quando questi centri vengono costruiti di fatto e messi in piedi appunto in emergenza o in situazioni comunque di velocità, eccetera, i bandi poi nel momento, cioè, i bandi, nel momento in cui delle associazioni, delle società, privati eccetera, rispondono appunto a un mandato, magari anche avere tot numero di operatori per tot numero di ospiti, poi nessuno va a controllare che effettivamente quelle cose siano messe in piedi, quindi questo è un problema. Poi il problema del cibo scadente eccetera purtroppo è un problema generalizzato, penso che tanti di noi che siamo andati a vedere, visitare dei centri di accoglienza, ne abbiamo visti di piatti buttati fuori dagli ospiti eccetera, perché il cibo magari non era quello che doveva essere, quindi c'è purtroppo il problema di chi fa business su queste situazioni e quindi diciamo fa la cresta su fondi che invece dovrebbero essere utilizzati in altri modi. Però quello che mi chiedo è la direzione in cui mi sembra che vada anche lo stesso De Falco eccetera, è quella di dire dare diritti, aumentare o comunque accettare questo tipo di flussi. Ecco, invece il problema è che se continuiamo a alimentare questo tipo di flussi, queste situazioni diventeranno regolamentare, ancora più strutturali. Regolamentare. Ecco, regolamentare, ma regolamentare come? Come? Cioè in che, allora, in che modo? Regolamentare significa non porre delle barriere. Noi in questo momento ci troviamo davanti a un assurdo con i CPR, perché abbiamo un istituto che praticamente impone a chiunque entra di essere regolare, ma noi non possiamo regolarizzare, cioè non c'è una possibilità di accesso legale al nostro paese. Quindi è un istituto assurdo. Il trattenimento amministrativo delle persone è un istituto assurdo dal punto di vista giuridico. Se non c'è una possibilità di ingresso legale, è chiaro, come no, che poi non e ci potrà essere. Le possibilità ci sono, no, il punto è che le possibilità ci sono e andrebbero alimentate, un po' come accennavo prima, flussi, c'è tra l'altro col decreto flussi, sì, ma la soluzione non è neanche il decreto flussi, tant'è che infatti un po' stupisce che anche questo governo, che in un certo senso dovrebbe conoscere la materia anche in maniera, come dire, anche più, come dire, concreta da quello che dice, cioè questo decreto flussi che adesso è stato improntato di 3 anni, dal 2023, 2024, 2025, di 450.000 persone, cioè non è questa la risposta, perché nella maggior parte dei casi il decreto flussi regolarizza persone che sono già sul territorio, quindi una sorta di sanatoria mascherata, appunto, oppure un modo per far entrare manodopera a basso costo. Quindi non c'è. Ha ragione De Falco, non c'è. No, c'è nel senso che è improntato, per esempio, come accennavo prima, puntare su quello che anche il decreto Cutro ha iniziato appunto a improntare, cioè puntare su percorsi di formazione nei paesi di origine e farsi arrivare le persone già qui appunto in aereo con un contratto di lavoro. Queste cose si possono fare, devono essere fatte sempre di più. Ci sono già delle iniziative anche della Confindustria. Però anche quello per esempio, sappiamo che è un po' una finzione, perché chi è che fa arrivare qui una persona che non conosce? No, ma questo è il problema del decreto flussi. Invece... attivare dei percorsi di formazione, per esempio ce n'è uno molto bello in Ghana con la Confindustria dell'Alto Veneto. Ho perso l'audio. E c'è quindi uno scambio, ci sono le persone della Confindustria del Veneto che vanno in Ghana, formano le persone, sanno esattamente chi sono, e poi queste persone formate, perché abbiamo bisogno di personale qualificato, non più di personale, cioè di persone purtroppo a bassa scolarizzazione, perché ormai il mercato è saturo e infatti si regge anche su tante situazioni di nero proprio per questo, e quindi questo è invece un meccanismo virtuoso, nel momento in cui c'è la formazione sul luogo d'origine e le persone vengono sapendo già dove andranno a lavorare. Dove queste andranno? Cose si possono fare.
dovrebbero essere fatte sempre di certo. Allora, volevo chiedere una cosa a cui non so in realtà se posso chiedertela, ma mi veniva in mente in questo momento. Abbiamo detto che la società che gestiva il CPR di Milano ha chiesto il dissequestro, no? Proprio in questi giorni ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca del sequestro disposto d'urgenza con cui di fatto le è stata tolta la gestione dopo insomma che l'inchiesta aveva fatto emergere quello che abbiamo visto. C'è stata l'udienza venerdì e il Tribunale si è riservato la decisione, arriverà nei prossimi giorni. C'è il rischio, adesso non so se il rischio è una brutta parola, che possa tornare ad avere la gestione. Perché secondo te ha chiesto il dissequestro? Beh, perché girano soldi, diciamo. Da quello che mi dicono, l'udienza del Tribunale del Riesame è a porte chiuse, quindi non si può assistere. Da quello che mi dicono una delle parti che ha partecipato, questa possibilità è molto remota, addirittura il ricorso potrebbe essere considerato inammissibile. Non credo. Perché poi credo. A cascata sono società che si occupano non solo di quel CPR di Milano, per dire... Ma appunto ha avuto fino a qualche mese fa la gestione del CPR di Palazzo San Gervasio a Potenza e credo che gestisca anche un centro per l'accoglienza minorile in Puglia. Adesso quindi se salta il business da quel punto di vista, salta poi, rischia di cascare il business sul resto. Certo, la cosa che mi impressiona sono due. Una appunto è come dicevamo che la metà delle persone che vengono detenute in questi centri di permanenza per il rimpatrio non viene espulsa, cioè soltanto la metà poi viene espulsa. E l'altro è che questo girone infernale può durare con il decreto Cutro 18 mesi. Io, non è la prima volta, era già successo con il ministro Minniti al Viminale, è un tempo infinito, cioè pensate stare 18 ore, non 18 mesi in una situazione di quel tipo, con appunto qualunque tipo di diritto negati, cioè, negli atti c'è la testimonianza di un altro infermiere che dice anche le persone che entrano sane qui escono poi disturbate, pazze. Avete visto l'infermiera, l'infermiera che è testimone chiave dell'inchiesta della Procura di Milano, lei stessa è in terapia, in psicoterapia e ha spiegato di dover dormire con degli psicofarmaci. Mi ricordo ero andato ormai quasi 20 anni fa, mi pare a Malta, forse era il 2004, e appunto avevamo fatto un'inchiesta per la 7 che si chiamava Il limbo dei clandestini, scritto con la K, come dicono a Malta, e lì appunto all'epoca i migranti non regolari venivano trattenuti 18 mesi in questi centri, erano addirittura ammanettati, e mi sembrò un tempo infinito, no? 18 mesi in una situazione del genere per essere entrato irregolarmente in un centro, e questo è quello che può succedere anche in Italia. Io ho detto, io penso che una persona normale neanche 18 ore riuscirebbe a resistere in una situazione del genere, che appunto sono persone... Tra l'altro appunto dicevamo il carcere, non il carcere, ma lì trovi quello che appunto è stato in carcere con un ragazzino di 18 anni, vengono messi insieme, no, appunto leggiamo poi della violenza che scaturisce da questo tipo di situazioni. Ecco, questo è quello che mi ha veramente impressionato, oltre al fatto che, ripeto, che le chiavi di casa di questi posti ce l'hanno le prefetture, anche noi avevamo chiesto un'intervista al prefetto che nel frattempo è cambiato, ci è stato detto di no, che non era possibile. Sono pezzi di Stato completamente abbandonati a se stesso. Ripeto le parole del pubblico ministero che è stato lì dentro, ha parlato di 50 zombie vicino all'aeroporto di Linate. Professor Azzariti, è corretto utilizzare, perché noi l'abbiamo utilizzato più volte questa mattina, il termine detenzione per i CPR? Perché noi stiamo parlando di detenzione e non di persone trattenute e sottoposte, diciamo così, di fatto a privazione della libertà totale in attesa di... È detenzione? Sì, è detenzione. Noi giuristi che siamo noti per distinguere inutilmente le cose, facciamo la seguente inutile distinzione tra detenzione amministrativa e detenzione giudiziaria, quella processuale. Ma il paradosso è la seguente, si ricorda la sentenza che le citavo del 2001 che ha legittimato tutto? Perché detenzione amministrativa non è una vera e propria detenzione giudiziaria? Perché è un semplice trattenimento, per cui si è discusso persino se fosse costrizione di libertà
libertà personale o meno, se cioè questi trattenuti e non detenuti potessero tranquillamente uscire o rientrare come se fosse appunto, come dire, un obbligo di firma. Da qui siamo partiti e siamo arrivati nella situazione che abbiamo illustrato oggi, cioè dire una detenzione amministrativa che è peggiore della detenzione giudiziaria, una inversione delle logiche. Io credo anche, se posso permettere un commento a quello che ho sentito, di poter dire questo, c'è una fortissima sottovalutazione che spiega l'inferno che abbiamo visto. Cioè noi ci troviamo di fronte a una situazione di migrazioni bibliche. In qualche modo dovremmo occuparci della regolamentazione dei flussi e tutte le cose che sono state dette, che è la normativa, i tentativi che stiamo facendo in Italia, io ritengo che siano del tutto insufficienti per una ragione semplice. Ma come possiamo pensare di regolare un fenomeno biblico all'interno di uno Stato-nazione? Forse dovremmo investire l'Europa, l'ONU, l'Organizzazione per le Nazioni Unite, di regolarizzare i flussi biblici, altrimenti noi non fermeremo mai i barconi attraverso, come dire, una richiesta di regolamentazione. Allora, in qualche modo, la responsabilità di uno Stato consapevole sarebbe quello di andare a discutere in Europa, io vorrei dire nel mondo, cioè investendo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché è inutile pensare di poter, come dire, ripeto, fermare le cose una volta che sono accadute e una volta che noi abbiamo migliaia di persone che arrivano regolarmente o per lo più irregolarmente in Italia, beh, non possiamo pensare che la soluzione sia quella di non dargli da mangiare, delegare tutto legare al ribasso. Ma legare al ribasso è evidente che tu non puoi avere nessun controllo. Perché, come è stato detto più volte, perché un privato dovrebbe in qualche modo farsi carico dell'inferno? Ma forse perché è un po' un diavolo, ma essenzialmente perché vuole avere il suo tornaconto economico. Certo. Noi non possiamo barattare sostanzialmente i diritti fondamentali delle persone, qualunque siano le persone, trattarli come cani, ma i cani si trattano meglio in realtà, trattarli come disumani, a scapito della nostra dignità. Kant diceva: la dignità vale non perché tu hai dignità, perché rispetti quella degli altri, anche degli ultimi. Ecco, forse questa è la lezione che dovremmo trarre da questa trasmissione così interessante che ci ha fatto vedere cose così insopportabili. Ceccardi. Io concordo, in uno Stato di diritto i diritti umani debbono essere assolutamente rispettati, ma tra quei tanti diritti umani c'è il diritto e il dovere anche di rispettare le regole e per la convivenza civile di tutti. In uno Stato moderno la convivenza civile si basa sul rispetto di regole e sull'assunzione, oltre che di diritti, anche di doveri. Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che più che sui rimpatri, gli stati europei devono puntare sui flussi in arrivo. Io in Europa sono anche membro della commissione LIBE, che è quella che si occupa delle libertà civili e dell'immigrazione. Ho visto negli ultimi anni depotenziare l'unico strumento praticamente di controllo delle nostre frontiere, che è Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere, che praticamente non fa più il pattugliamento delle nostre frontiere, non fa più quel filtro che si dovrebbe fare onde evitare che l'Italia, come paese di primo arrivo, di prima accoglienza, sia poi subissata da centinaia di migliaia di migranti che difficilmente riusciamo a gestire, perché gestire i migranti costa, ha un costo sociale, come noi vediamo, anche sul piano della sicurezza sulle nostre strade, ha un costo ancora più gravoso sul piano del rimpatrio. Allora, la proposta della Lega, la nostra proposta, firmata anche da me con vari emendamenti, è quella di creare degli hotspot nei paesi di partenza, gestiti da organizzazioni internazionali, quindi come l'ONU, organizzazioni internazionali credibili, affinché si evitino quei lager che abbiamo visto anche in Libia, ma siano gestiti da organizzazioni internazionali che facciano un'attenta analisi su chi ha diritto di venire in Europa e chi no.
onde evitare anche quelle partenze mortali nel mare Mediterraneo che si tramutano in cimiteri del mare. Il più basso numero di vittime nel Mediterraneo si è avuto proprio durante il periodo in cui Matteo Salvini era ministro dell'Interno, perché ha fermato le partenze. Vogliamo evitare le morti? È chiaro. E la soluzione è fermare le partenze. Vogliamo evitare queste disastrose immagini nei CPR? La soluzione è fermare le partenze. Ma vi dico anche che purtroppo è qui, si discute da anni, no? Il grande divario tra la concezione del centro-destra europeo e della sinistra. La sinistra, come dice, hanno tutti diritto di Sento venire. Anche e se tutti così hanno poi diritto vi... di venire, troviamo i criminali. Sentiamo anche De Falco, perché poi vi devo salutare. De Falco, lei tra l'altro è tornato al suo antico mestiere, no? Ha lasciato la politica. Certo, io ho lasciato la politica perché la politica ha lasciato la società. Comunque vorrei fare un piccolo passaggio su una considerazione che veniva già fatta dal professore Azzariti, e cioè il fatto che ci siano spostamenti epocali è assolutamente un fenomeno naturale. Noi non possiamo pensare di bloccare fenomeni naturali ponendo delle mura o con degli artifici, perché sono, diciamo, palliativi che non reggono e che creano sicuramente delle situazioni patologiche, come appunto lo sfruttamento, la marginalizzazione e l'illecito approfittamento delle situazioni di marginalità. Allora, parlando del CPR, noi dobbiamo assolutamente comprendere come per lo Stato stesso, che privatizza la gestione dei CPR, fondamentale è la trasparenza. Certo. Nessun giornalista può entrare in un CPR, lo sapete? Sì, ci provo da Nessun prima di Natale. Cittadino. Esatto. E allora qual è il problema? Il problema è che la democrazia si basa sulla trasparenza. Parlando di CPR, non della gestione dei flussi migratori mondiali, perché è un problema ancora diverso, ma parlando dei CPR... Oggi abbiamo il dovere almeno di renderli permeabili. Certo. Io ancora ho nelle orecchie i rifiuti del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, i rifiuti del prefetto di Milano Lamorgese, e le mancate risposte alle richieste. Quando il prefetto era Piantedosi a Roma, il ministro era Lamorgese, quindi del PD. Sì, certo, ha ragione. Certo, diciamola tutta. No, io sono d'accordo. La trasparenza, appunto. Allora, prefetto era Piantedosi, ministro dell'Interno era la Lamorgese, ma tutta la catena di comando del Ministero dell'Interno, come disse in Senato, pretendeva di sovvertire questo semplicissimo principio, per cui con una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia si impedì di fatto a me, alle mie accompagnatrici, di insomma, entrare. Agli occhi dei rappresentanti dei cittadini e ai cittadini di entrare. Veloce, una voleva buona compagnia, a me volevano impedire di andare a Lampedusa. Ecco, una domanda, voleva dire una cosa a Ronchin e poi così vi saluto tutti. Ma io insistetti. Prego. Sì, che quando si parla di flussi biblici naturali, in parte sono naturali, in parte sono indotti, perché il grande assente in tutto questo discorso è il traffico di uomini, cioè ci sono trafficanti che raggiungono le persone. Di tanti paesi che stanno sicuramente, esplodendo. Certo, no? Poi sfruttano anche quelle condizioni e vanno a raggiungere queste persone con delle modalità veramente di aggancio incredibile, promettendo l'America, un'America che poi non si trova. Allora, io saluto e ringrazio tutti davvero per questo approfondimento di questa mattina, il professor Azzariti, De Falco, Francesca Ronchin, Susanna Ceccardi, davvero grazie ancora per essere venuta a parlarne con noi, grazie. E Gui Chiappaventi che ha realizzato questo reportage, e noi continueremo ad occuparcene. Adesso andiamo in pubblicità, grazie a tutti. Allora, giusto il tempo per i saluti, vi ringrazio per averci seguito, naturalmente Omnibus Dibattito torna domani mattina con Edgardo Gullotta. Buona giornata, buona domenica.